Francesca per avermi dato l'opportunità di essere qui oggi e parliamo in particolar modo, non so se qualcuno di voi l'ha già sentito, di questo luogo che è Ghebemi Tepe. Che cos'è in effetti Ghebemi Tepe? Cioè qualcosa che in qualche modo rompe un po' quello che abbiamo sempre pensato sino ad oggi di storia e di archeologia. Ma perché questo? Perché il tutto nasce nel 1994, quando un anziano pastore, camminando su una collina praticamente a 18 km a nord-est di Chanliurfa, individua praticamente delle rocce, quindi qualcosa di particolare, ed avvisa immediatamente quello che è il museo della città di Chanliurfa. E innanzitutto cerchiamo un attimo di capire dove siamo, in che zona siamo, perché anche questo è molto importante. Il museo, incuriosito, decide di chiamare un archeologo, l'archeologo è questo qui, Claudio Schmidt, che si è diventato praticamente famosissimo grazie a Ghebemi Tepe, e che lui stesso era già presente nella zona, quindi era impegnato in alcuni scavi a nord, praticamente di Chanliurfa, a nord di Ghebemi Tepe. Allora, innanzitutto cerchiamo, come dire, di capire dove siamo esattamente. Siamo praticamente in quella che viene definita l'alta Mesopotamia, cioè la parte alta della mezzaluna fertile. Tra l'altro, in questa zona, a partire dagli anni 90, sono stati praticamente scoperti tantissimi siti importantissimi del periodo neolitico. Ma perché questo non era avvenuto prima? Semplicemente perché non era stata data la possibilità di effettuare degli scavi in quella zona. Quindi per questo non c'era stata ancora una grande scoperta su questa località. E il museo chiama Schmidt. Schmidt in realtà già aveva in qualche modo preso informazioni su questo sito, perché aveva letto una relazione di un archeologo, Benedict, degli anni 60. Perché questo luogo in realtà era già stato oggetto di osservazioni. Ma questo archeologo che cosa dice in realtà in questa relazione? Che questi, diciamo, ritrovamenti appartenevano in realtà al periodo bizantino, si trattava per lo più di un cimitero, quindi diciamo importante sì per classificare il luogo anche da un punto di vista, come dire, storico, ma niente di così eclatante. Schmidt però decide di andare a vedere, ed è curioso perché se leggiamo il suo libro, che è Costruirono i primi templi, nel 2012, praticamente lui quando arriva sul luogo tutto gli appare meno che un sito archeologico, quindi una collina completamente deserta. Questo è quello che praticamente potete vedere, una tra le proprio le prime foto che praticamente sono state effettuate sul luogo, questo è Klaus Schmidt, e lui dice ok, ma qui che cosa cerco io adesso? Cioè in realtà è una zona di pastori. E poi a un certo punto gli compare un ziggurat, non so se sapete, ma ziggurat in turco è praticamente un albero isolato su questa collina, dove praticamente le genti del posto andavano per portare dei piccoli doni, dei piccoli regalini da lasciare lì ed esprimere i propri desideri verso l'etere. E allora lì capisce Klaus Schmidt che siamo effettivamente nel luogo giusto. Gli scavi iniziano praticamente in questa località e ben presto lo stesso Schmidt che cosa fa? In realtà si accorge che siamo di fronte a qualche cosa che non ha niente a che fare con un cimitero bizantino, ma bensì siamo di fronte ad un sito del neolitico, ma in realtà qualche cosa che poi anche con il neolitico poco ci si ritrova. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire qualcosa di più. Come dicevamo, noi siamo praticamente in questa zona dell'alta Mesopotamia, no? Quindi abbiamo detto, quindi una zona da un punto di vista, come dire, storico molto molto importante. Questa è la città di Chanliurfa. La stessa città di Chanliurfa in realtà è poco nota ai turisti, ma in realtà è una città importantissima da un punto di vista storico, perché è la vecchia Edessa, non so se vi ricordate Alessandro Magno, no? Quindi, ma non solo, è la città che ha dato i natali ad Abramo, quindi Abramo è il capostipite delle tre religioni del libro, quindi tre religioni monoteiste. Quindi diciamo che siamo in una zona veramente particolare e molto molto importante. Tra l'altro lo stesso praticamente museo che in qualche modo si occupa ancora oggi degli scavi presso questa praticamente località, che adesso andremo a vedere meglio, detiene alcuni dei reperti archeologici più importanti al mondo, più antichi in assoluto. E adesso cerchiamo di capire effettivamente che cosa scopre Schmidt. Eccoci qua, questo è il sito oggi, quindi voi se andate a Ghebemi Tepe oggi vi trovate una situazione di questo tipo. È un sito patrimonio dell'UNESCO dal 2017, quindi molto importante questo. E questo perché? Perché chiaramente diventando patrimonio dell'UNESCO
Oggi, se andiamo a fare delle ricerche, quindi gli archeologi che sono impegnati in questo sito sono tenuti a determinati comportamenti. È molto importante, quindi registrazioni, rapporti e quant'altro. Questo perché ve lo dico? Perché in realtà Schmidt purtroppo ha avuto nella sua... E Schmidt tra l'altro ci ha lasciati nel 2014, quindi lui ha portato gli scavi avanti fino al 2014, ma in realtà ha avuto anche a che fare con dei problemi, anche proprio col governo turco, tanto che fu anche arrestato, perché sì, praticamente in qualche modo non si ritrovarono alcuni dei reperti archeologici che lui sosteneva di aver trovato. Quindi dal 2017 questo non è più possibile perché è tutto registrato. Allora, che cosa succede? Schmidt inizia questi scavi e in realtà dice: ma qui non siamo neanche di fronte praticamente a un sito del Neolitico, qui siamo di fronte a qualche cosa di maestoso. Vengono praticamente scoperti questi cerchi, come vedete, sono praticamente delle strutture, quindi in pietra, circolari, nei quali possono vedersi chiaramente delle colonne o pilastri cosiddette a T. Questi pilastri sono praticamente più piccoli quelli che sono circolari e più grandi quelli interni. Allora, i pilastri circolari intorno arrivano ad un'altezza di circa 3 metri, quelli praticamente interni, i due pilastri centrali, possono arrivare anche a 6-7 metri. Questo significa che, se consideriamo i pilastri centrali, possono arrivare a pesare anche 30 tonnellate, cioè quindi una cosa, è un sito di una maestosità, considerate che il diametro, quindi del cerchio, va dai 10 ai 30 metri. Quindi possiamo immaginare di cosa stiamo parlando. Ma la cosa più curiosa non finisce qui, perché quando praticamente Schmidt inizia a fare questi scavi si rende conto che oltre a questi, diciamo, la maestosità di questi pilastri, quindi costruiti in calcare, c'è anche tutta una bellissima, come dire, costruzione di bassorilievi nei quali praticamente vengono rappresentati dei bellissimi animali. Adesso andremo a vedere. Innanzitutto i cerchi sino ad oggi trovati e scavati sino a qualche mese fa, siamo arrivati in realtà perché poi vengono codificati con delle lettere, quindi i più antichi sono, diciamo, i primi scavati sono la A, la B, la C e la D, ma oggi abbiamo anche la F, la E, la F e la G. I più interessanti chiaramente sono quelli più antichi. Il più antico di tutti è il cosiddetto cerchio D, che adesso vogliamo verificare perché. Questo cerchio D sono state fatte quindi delle misurazioni a radiocarbonio ed è praticamente stato classificato come appartenente a circa 12.000 anni fa. 12.000 anni fa significa che, se vogliamo fare un esempio, cioè se vogliamo darci, come dire, un'idea, è più antico delle piramidi 7.000 anni, cioè quindi significa che 7.000 anni prima delle piramidi esisteva una civiltà o qualcuno che costruiva queste cose. Ok, adesso poi cerchiamo anche di capire in che modo gli archeologi cercano di giustificare questo, perché poi è curiosa questa cosa. Quindi, cioè, loro ci provano, ma secondo me non ci riescono, adesso vediamo. No, allora, sempre se però le piramidi sono state costruite 4.000 anni fa. Assolutamente, chiaramente, io rimango sempre, chiusa parentesi, che anche lì abbiamo un dubbio, no? Perché se poi ho conosciuto il sito di Copernico tramite il Graham Cook, non so, la caduta degli dèi, ne parla tantissimo, è tutto... Allora, lui, Collins, loro fanno esattamente dei viaggi al quale io, se spero, il prossimo anno parteciperò. E vanno praticamente in questi luoghi e poi chiaramente portano delle rappresentazioni, quindi delle loro teorie. Sì, loro sono tra i primi che hanno iniziato a parlare di questo luogo. Sì, c'è la caduta degli dèi, infatti è bellissimo. Eh sì, adesso capiamo un po' meglio tutto. Allora, abbiamo detto 15... Allora, la verità, sì, al di là di altre cose, tipo la civiltà clintolitica, quella oceanica, quella di Tisurski e quella del reattore del carbone, che è di 2 miliardi di anni fa, in verità, dal punto di vista proprio storico, paleontologico, archeologico, il sito potenzialmente più antico di tutti, al di là di questo e di Carantepe, che adesso parliamo anche di Carantepe, esatto, al di là di questo è il sito delle miniere tecnologiche con annesse città millenarie del Sudafrica, sì. Vale a dire, stiamo parlando di Abzu, come lo chiamerebbe Sicil, stiamo parlando di 220.000 anni fa.
per cui Gabriele è un posto fantastico e la ringrazio per la sua meravigliosa esposizione, ma l'intera storia, l'intera archeologia andrebbero riscritte completamente. Su questo noi tutti qua, penso, intorno a questa sala ne siamo tutti consapevoli, penso, no? Quindi noi cerchiamo semplicemente di portare dei piccoli tasselli per creare e cercare di capire effettivamente che cosa c'è stato prima di quello che noi sappiamo, ecco, perché qualcos'altro c'è stato, è anche di molto importante. Come vi dicevo, gli animali che vengono rappresentati in questo praticamente sito sono tantissimi. Ci sono soprattutto serpenti, e questi serpenti, praticamente, la cosa curiosa è che vanno dall'alto verso il basso, ma abbiamo volpi, cinghiali, gru, abbiamo praticamente anche diversi tipi di uccelli, tra cui gli avvoltoi, adesso vedremo. E questa cosa è curiosa perché non sono rappresentati in scene di caccia. Secondo me questo è un elemento che non è stato molto preso in considerazione. E perché secondo me rappresenta come se noi andassimo oggi ad una mostra, entriamo in una sala e vediamo praticamente magari una mostra di animali, delle foto, un laboratorio, per esempio un laboratorio, una scuola, un qualsiasi cosa potrebbe essere, in cui noi vediamo praticamente queste immagini, adesso vi faccio vedere, che sono veramente incredibili, e con realizzate con dei bassorilievi in tre dimensioni addirittura. Quindi è come se noi andassimo magari a vedere, io immagino anche un museo di quelli bellissimi, no? Oggigiorno, e ci troviamo di fronte a queste bellissime immagini, perché non ci sono più scene di caccia. E infatti questa cosa mi ha un po', no? Ho ripreso un po' la Genesi 2.19, no? Allora il Signore Dio plasmò dal suono ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo, e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Secondo me questo è molto importante, perché in questo luogo è come se ci fosse veramente un ambiente familiare e tutti questi animali vengono rappresentati al massimo della loro bellezza. E ognuno di questi cerchi più antichi prende un nome a seconda dell'animale, diciamo, che in qualche modo è più presente su questi pilastri. Il primo, per esempio, è il recinto del serpente. Guardate qua questi serpenti che scendono dall'alto verso il basso. Il recinto della volpe, vedete le due volpi? No. Queste qua, la testa. Ah. Qui abbiamo in realtà un'altra cosa curiosa, ecco, questo è un elemento curioso, sembrerebbe una specie di, forse di ranocchio, di rana, di tartaruga, di qualche animale comunque messo così, e ricorda un po' quella che è la dea partoriente, che poi è stata trovata a Çatalhöyük Yük, che non è tanto lontano da qui, parliamo sempre di un sito turco. Ma in realtà su questo discorso perché? Perché nel Neolitico esiste una teoria comune un po', che tutto il periodo Neolitico è caratterizzato da quello che è il culto della Dea Madre. Ecco, su questo lo stesso Schmidt in realtà fa ci dice delle cose importanti, e secondo lui questo sito non è dedicato alla Dea Madre. Io sono ovviamente d'accordo con questo, perché come vedremo ci sono altri elementi che non vanno d'accordo. Su internet, su Netflix hanno fatto una serie televisiva, il segno, il sign. The Gift. The Gift, bravissimo. Il dono, vero? Yes. E questo è invece il recinto del cinghiale, vedete, quindi questa è proprio una rappresentazione di un cinghiale, ma guardate come sono bellissimi. Pensate, noi in realtà siamo 12.000 anni fa, cosa c'era 12.000 anni fa, per darvi un'idea? In realtà noi 12.000 anni fa siamo alla fine dell'ultima glaciazione, la glaciazione Pum è iniziata 115.000 anni fa ed è finita più o meno in quel periodo, 12.000 anni fa, con il famoso Younger Dryas, cioè il periodo quindi in cui ci siamo ritrovati, no? Stavamo risalendo, quindi andando verso delle temperature più normali. In realtà ci siamo trovati, a quanto pare, infatti adesso vedremo, con una causa di un evento catastrofico, a ritornare ad un congelamento, ma non solo ad un congelamento, ma anche ad un forte innalzamento di quelli che sono i mari. Questo è importante. Abbiamo 12.000 anni fa la scomparsa durante l'ultima glaciazione dell'uomo di Neanderthal, e abbiamo l'unico che è rimasto, che è l'uomo sapiens. Ma l'uomo sapiens 12.000 anni fa cosa faceva? Cioè poteva fare, non aveva niente, non aveva la ruota, non aveva delle cose in pietra con cui poteva scolpire qualcosa. E abbiamo dei piccoli, sì, qualche altro reperto trovato nelle grotte in Francia, in cui ci sono delle rappresentazioni, scene di caccia.
Quindi parliamo di una civiltà che era di cacciatori-raccoglitori. Che significa? Cacciatori-raccoglitori che si poteva riunire al massimo in 20-30 persone. Cioè, io non so se avete idea di cosa possa significare costruire, cioè possiamo anche riandare un attimo indietro, ecco, un sito come quello, cioè tanto per alzare praticamente dei pilastri di circa 30 tonnellate, ma poi trasportarli, ma non solo. Per lavorare in un sito del genere ci saranno, ci vuole ben immagino, almeno 200 persone. Chi, poi chi è che dava da mangiare a queste 200 persone? Altre 100 persone? Cioè, è qualche indicata la località delle pietre? Eh sì, dice che in realtà dicono gli archeologi che esiste una cava, quindi distante, abbastanza distante, ma non tanto distante, da quale queste persone avrebbero potuto prendere questi marmi. Che distanza? A 50-60 km senza ruota, come li hanno portati? È abbastanza anche questo curioso. Scusi, sono sì. Curiosità. Che strutture sono? Cioè, hanno ipotizzato gli archeologi ufficiali a che cosa fosse questa conformazione? Allora, sì, adesso ci arriviamo. E se poi, la domanda. Se hanno mai fatto della sperimentazione con dei magnetometri? Magnetometri non mi sembra, però quello che esce fuori da qua, secondo le ultime teorie di Schmidt, come vi ho detto nel 2014 è passato oltre, erano praticamente un luogo di culto, un luogo religioso, perché lui sosteneva di aver trovato dei resti, diciamo, di animali anche provenienti da 700-800 km di distanza, come se fosse la Mecca oggi, no? Un luogo di culto da dove arrivavano da tutte le parti. Allora, secondo me oggi è un po' presto per dire questa cosa, vi spiego perché. In realtà gli scavi erano appena iniziati, considerate che con i radar hanno individuato che sotto questo territorio, intorno a Gobernitepe, ce ne sono altri 50, ma anche di più di questi, come dire, cerchi. Ma non solo, come diceva giustamente in sala, ci sono anche altre località che si stanno scoprendo, tipo Karantepe, che addirittura sembra che sia il sito gemello di Gebekli Tepe, ma ancora, forse secondo alcuni, più antico ancora. Quindi diciamo che è troppo presto, secondo me, per dire se questo è un luogo solo di culto. Secondo me non è un solo culto qua. Infatti gli ultimi, proprio ho sentito un'intervista degli ultimi scavi fatti adesso a giugno, in cui si dice che in realtà sono state trovate delle vere e proprie case, quindi stanno ancora scavando, quindi probabilmente quella è una parte di questo sito, di questa enorme, io credo come dice lei, che chiaramente oltre a tutto quello che c'è nel mondo, che è incredibile, e non cito neanche gli Hobart perché sennò ci staremo altri 15 giorni a parlarne, ma credo che una dei tanti, a parte le piramidi scoperte da qualche anno in Crimea, nel Donbass, guarda caso strano, o in Kola, o in Siberia, o sugli Altai, chi più ne ha ne metta, e sono vecchi a quanto sembra, non di decine di migliaia, di milioni di anni, ma a parte questo, dico, basterebbe andare nel nostro, nel Libano, dico nostro perché è mediterraneo, quindi siamo nelle vicinanze di casa, senza andare in luoghi esotici, e andarsi a guardare il Trilithon, cioè andarsi a guardare la piattaforma di Baalbek sulla cui sovrastruttura greci, romani e fenici ci hanno costruito le loro cose. Il Trilithon è fatto di megaliti che pesano 1500 tonnellate l'uno. Sì. Non abbiamo nessuna tecnologia attuale che è in grado né di scavarli, né di lavorarli, né di metterli in opera, né di trasportarli. E sono vecchi di decine di migliaia di anni, se non di più. Già questo basterebbe per dire buttiamo giù tutto quello che ci hanno spiegato e ricominciamo da capo. Andiamo avanti perché così, ecco, rispettiamo anche l'orario. Allora, adesso andiamo alla parte centrale. Abbiamo detto il D è il recinto più antico, quello che viene, diciamo, quotato 12.000 anni circa, e viene chiamato il recinto dello zoo dell'età della pietra, perché è quello che presenta più elementi particolari a livello di animali, ma soprattutto ha questi due pilastri, che sono i due pilastri centrali. Guardatemi un attimo, Schmidt stesso dice: penso che qui siamo faccia a faccia con la prima rappresentazione delle dee. Sono delle praticamente raffigurazioni antropomorfe, quindi sono degli esseri, vedete le mani? Non sono, ma ci sono esattamente delle cinture e anche dei piccoli collarini hanno, quindi se vedete, quindi mani, quindi cintura, collarino, quindi non si vede il volto, però non si vede il volto, però questo ci ricorda qualcosa. Non so se vi ricordate quando Mosè scese dalla Sinai e si vedeva soltanto il suo volto nella luce. Secondo me questa cosa un po' ricorda quelle che possono essere delle, come dire, raffigurazioni di, possiamo dire, di
di entità, quindi di elevata magari anche frequenza o comunque di grande luce o comunque provenienti, quindi secondo me da non, come dire, in linea con quella che è, possiamo dire, l'umanità, quindi quello che è il genere umano. E in particolare è curioso perché secondo quindi il progetto, come dire, Cassandra, quindi un altro elemento molto interessante, cintura e collare ci potrebbero proprio dire da dove provengono e qual è invece il loro ruolo. E il progetto Cassandra ipotizza anche che quello che possiamo vedere alla fine di questa cintura possa essere un perizoma, e quindi forse possiamo anche anticipare un po', quindi, come dire, per andare a datare un po' queste, come dire, queste rappresentazioni, almeno di quando questi esseri potrebbero essere, come dire, arrivati, e quindi potrebbe essere, dobbiamo un po' anticiparci almeno all'inizio dell'ultima glaciazione, perché se ci pensiamo l'ultima glaciazione comunque stiamo in una zona che comunque difficilmente potevamo trovare gente in perizoma eventualmente, però ecco, anche questo secondo me è un po' azzardato, perché potrebbe essere anche un ornamento, io penso, della cintura, e quindi ci troviamo invece di fronte a, secondo me, a delle vere e proprie uniformi, scusate se mi permetto, ma comunque con uno stile molto, come dire, stilizzato. E andiamo avanti, a questo punto ci agganciamo a un'altra cosa molto interessante. Guardate questo reperto, questo è un totem che è stato trovato sempre anche per i Tebe, oggi è possibile visitare e vedere questo reperto a Scialdufa, al Museo di Scialdufa. Questo reperto è stato, tra l'altro, curioso, oggetto proprio di un articolo da parte di una giornalista americana, Doressa Owe, la quale sostiene proprio che in effetti qui siamo davanti alla nascita vera e propria di un essere umano, da parte di un qualche cosa che in realtà di umano ha ben poco, quindi sembrerebbe un essere non umano, quindi una divinità o comunque qualcosa di non ben chiaro, con una serie praticamente di serpenti che corrono lungo praticamente le braccia, e però chiaramente la testa, quindi, dell'individuo. E quindi la stessa giornalista Owen praticamente denuncia appunto la possibilità della nascita di esseri umani da parte di esseri, come dire, divini o non umani, e questo ci riporta a tanti altri racconti che noi abbiamo già visto e sentito. Si aggancia praticamente a questa praticamente teoria, la teoria che si sta praticamente portando, rafforzando, diciamo, ultimamente. Lo stesso Collins, che appunto con Hancock hanno lavorato tanto su queste teorie, il fatto che possiamo andare effettivamente a localizzare quello che poi veniva definito come l'Eden nell'area proprio intorno a Kebekli Tepe, tra Kebekli Tepe e Monte Ararat. Adesso vedremo proprio perché. E quindi parliamo dell'alta Mesopotamia. E questo ci possiamo rifare a quello che è un pezzo appunto della Genesi, quando la Genesi stessa ci dice: un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, e poi di là si divideva a formare quattro corsi. Il primo fiume si chiama il Piso, esso scorre intorno a tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro, e l'oro di quella terra è fine. Qui c'è anche la resina odorosa e la pietra d'onice. Il secondo fiume si chiama il Gigon, esso scorre intorno a tutto il paese di Cush. Il terzo fiume si chiama Idakel e scorre ad oriente di Assu. Il quarto fiume è l'Eufrate. Questa è la Genesi, quindi niente di... se leggiamo la Genesi ci dice questo. Partiamo dall'unico fiume che è chiaro, l'Eufrate, c'è poco da fare, l'Eufrate dove nasce? L'Eufrate nasce su, dal monte Ararat, dal monte Bingel, si divide in due, poi praticamente scende, riprende un'unica, come dire, corso, si riavvicina praticamente, si avvicina a quello che poi è il Tigri, nei pressi praticamente della vecchia Babilonia, che oggi Babilad, e poi praticamente va a finire in quello che è il Golfo Persico. Questo è l'Eufrate, e quindi sappiamo quindi che questo praticamente località probabilmente, come vedremo, si trova proprio alla fonte di questo fiume, e diciamo che possiamo andare a ricostruire anche quali sono gli altri tre fiumi. L'Idakel è chiaro, è stato già quindi ricostruito, non è altro che il Tigri, perché il termine Idakel è il termine antico del fiume Tigri, e quindi anche il Tigri ci ritroviamo sempre nel monte Bingel. Quindi diciamo che questi due erano abbastanza scontati e già erano conosciuti. Le teorie invece più interessanti sono proprio sul fiume, sul Pison e sul Gigon. E quindi la cosa interessante è soprattutto praticamente il Gigon. Il Gigon perché praticamente
e secondo praticamente molti, e quindi questa è la cosa un po' più particolare, è praticamente il fiume Arasse, quindi praticamente il fiume Arasse che parte proprio, se voi vedete, da sempre dal monte Ararat e dal monte Bing. Quindi diciamo che esistono ormai queste teorie, e lo stesso praticamente il Gigone e il Pisa. Sul Pisa invece abbiamo praticamente quelle che sono un po' più di teorie discordanti. C'è chi dice che è il grande Zab, che sarebbe praticamente sempre in questa zona ad est del lago Urmia, e c'è chi invece sostiene, secondo le ultime ricerche, che potrebbe essere trattarsi proprio del Perisù, che invece anche esso, se vedete bene, parte sempre dal monte Pisa. Quindi diciamo che oggi si sta tentando, e quindi parliamo di questa zona che sta esattamente, se vedete, Göbekli Tepe, quindi siamo, no, tra i Göbekli Tepe e i monti praticamente dell'Armenia. Poi ricordiamoci lo stesso, il monte Ararat è il luogo dove praticamente venne detto che andò praticamente a fermarsi l'arca di Noè, cioè non può essere un caso anche questo, no? Quindi diciamo che noi stiamo praticamente riportando in qualche modo alla storia moderna degli eventi che poi vengono comunque raccontati nella Bibbia. Andiamo avanti, a questo punto abbiamo detto, abbiamo visto la presenza di una civiltà evoluta, di divinità, perché quella è il mio stato, la creazione secondo me di l'intervento, diciamo, secondo me nell'evoluzione praticamente della crescita dell'uomo, ma anche nella crescita dell'agricoltura, perché ricordiamo che in quelle località sono appunto le prime località dove in qualche modo è stato fatto crescere il grano, quindi la parte appunto della, si è sviluppata l'agricoltura, cioè rispetto al resto del Neolitico è come se l'alta Mesopotamia abbiamo un pre-neolitico, cioè quindi c'è uno sviluppo più veloce di tutto quello che nelle altre parti praticamente del mondo si è sviluppato in un modo più lento. E questo l'allevamento, per esempio, abbiamo l'anticipazione sull'allevamento, quindi in qualche modo c'è qualche cosa che è arrivato in quel posto e ha creato uno sviluppo tecnologico e scientifico di quello che c'era. Ma che cosa è successo poi? Questa è una teoria interessante. Questi sono due ricercatori di Edimburgo, Martin Sweetman e Dimitrios Sikkis, della facoltà di ingegneria dell'Università di Edimburgo addirittura, i quali hanno cercato in qualche modo di tradurre questa stele. Questo è il pilastro di 43 del recinto D, quindi recinto più antico. Guardate quanto è interessante questo pilastro. Allora, secondo questi due praticamente ricercatori, questo pilastro non è altro che la registrazione di un evento catastrofico. Allora, io sono curiosa, però effettivamente ci sono delle coincidenze incredibili, perché se noi andiamo a rivedere gli animali che vengono posizionati su questo pilastro, allora, viene chiamata la stele dell'avvoltoio, proprio perché questo animale, con, come vedete, è fatto così e ha praticamente un cerchio, no? sulla sua, sembra sul braccio, praticamente rappresenta secondo loro la parte finale di quello che oggi è la costellazione del Sagittario. E là praticamente sotto ci troviamo, è facile, uno scorpione, e in effetti coincide con la costellazione dello scorpione. E questo praticamente specie di uccello, quindi fatto praticamente a papera, secondo loro è la costellazione della bilancia. Se voi vedete qui c'è una faccia, praticamente delle zampe, e quello secondo loro è un lupo. Effettivamente, se voi vedete le costellazioni praticamente di fronte praticamente alla bilancia, abbiamo costellazione di lupo. Infine il gruppo praticamente di animali che viene posto là sopra viene definito come il cosiddetto tredicesimo segno dell'oroscopo, che è lo fico. Allora, che cosa hanno fatto loro? Hanno cercato di capire quando è che queste praticamente costellazioni si vengono a posizionare in questo modo rispetto al Sole, rispetto quindi a quelli che sono il solstizio d'inverno, l'equinozio d'autunno, il solstizio d'estate, l'equinozio di primavera, per andare a capire quando effettivamente potrebbe essersi in qualche modo verificato questo evento. La curiosità è che effettivamente, vedete le date che sono uscite fuori? Noi andiamo a trovare una che è esattamente molto vicina a quello che è lo Younger Dryas, quello di cui abbiamo parlato prima. Cioè lo Younger Dryas, che è la dimostrazione quindi di un qualche cosa che è avvenuto sulla Terra di catastrofico, proveniente da fuori, e che ha creato quelli che poi
questo allo stato anche l'innalzamento dei mari, ricordiamo anche il diluvio durò 40 giorni. Quindi ci sono prove, ci sono scienziati che stanno studiando questo dello Young and Rice, dove in America ci sono gli impatti, ci sono esattamente dei luoghi dove è possibile vedere l'impatto di enormi crateri, dove è quindi ormai dimostrato che c'è stata la caduta comunque di detriti. Secondo loro questi erano detriti di una cometa, quindi sono scesi, e questo potrebbe essere il fatto di queste, di questi serpenti che abbiamo visto all'inizio, che erano in realtà che andavano molto dall'alto verso il basso. Quindi se ci pensate, dei detriti di una cometa potrebbero effettivamente assemblare anche dei serpenti. E quindi questo praticamente loro concludono dicendo che questo evento, quindi accaduto esattamente 10.950 anni fa, con uno scarto di 250 anni più o meno, è quello che in qualche modo ha messo fine a questa civiltà e a Gebeli Tepe, tanto che la stessa Gebeli Tepe è stata praticamente in qualche modo poi sotterrata da detriti, e ancora oggi non si riesce a comprendere se questo, diciamo, sotterramento è stato dato da eventi esterni o sia stato lo stesso uomo. Anche qui, insomma, mi sembra abbastanza banale. Chiaramente, come dicevo, l'archeologia che cosa sostiene? Giustifica quindi questi luoghi come luoghi di culto principalmente, quindi ancora c'è la teoria di Schmidt, preponderante, sebbene, come vi dicevo, le ultime ricerche stanno dimostrando qualcosa di diverso, il quale ci dice che non è stata, come dire, l'invenzione dell'agricoltura che ha portato alla creazione delle città, ma bensì, e quindi della religione, ma bensì è stata prima la religione che in questo luogo si è creata e da lì ha portato ad uno sviluppo praticamente più veloce dell'agricoltura, dell'allevamento e quindi la costruzione delle città, come dire, quindi si sono un po' invertiti gli ordini. Questa è la spiegazione degli archeologi. Chiaramente non ci dice comunque, nonostante questo, come abbiamo fatto degli uomini di 12.000 anni fa a poter comunque creare e costruire una delle civiltà come queste, che poi, come vi dicevo, stanno sempre più aumentando in questa zona. E grazie per l'attenzione.